È tempo di restyling per la Porsche Macan. Con l'arrivo del 2019 si presenterà in concessionaria in questa nuova variante estetica che si distingue in particolar modo nella zona di coda. Rimangono invariate le dimensioni 4,70 m, 2,81 m di passo, ma soprattutto dietro a questa linea discendente viene abbinato un nuovo gruppo ottico che è vero riprende un po' le forme di quello originale, in particolar modo qui nella tre quarti, ma come vedete nella zona centrale viene collegato uno all'altro da questa sottile linea rossa. Molto bella, devo dire quasi impressionante nella fase notturna, è bellissima quando la vedete girare di notte. Questa macchina è molto particolare da un punto di vista estetico, è piaciuta moltissimo proprio per questo motivo anche in Italia e continuerà secondo me a piacere grazie appunto a questi accorgimenti, ma anche all'introduzione del nuovo 2000 turbo benzina da 245 cavalli. Del motore parleremo più tardi, ci sono novità estetiche anche per quanto riguarda la zona anteriore dove viene introdotto il nuovo gruppo ottico con quattro punti luminosi, è un full LED con capacità Matrix, quindi è in grado di disegnare il fascio luminoso sulla base di chi sopraggiunge o di chi precede. Sono state riviste anche le prese d'aria nella parte bassa e come vedete sono stati introdotti i sistemi di monitoraggio della zona frontale con abilitazione di sistemi di autonoma guida di livello 2. Molto belli i cerchi con questa finitura diamantata, sono gommati Pirelli P0, in questo caso sono delle 265-40-21, pinza a 4 pistoncini, in questo caso abbiamo la 2000 turbo benzina. Le gomme posteriori sono un po' più larghe di quelle anteriori, questi sono accorgimenti tipici della gamma Porsche, 295-35-21, questo proprio per andare ad esaltare quello che è il concept della 911. C'è stato un aggiornamento anche per quanto riguarda la parte bassa, è stata ristilizzata la modanatura e come vedete il dettaglio nero lucido si ritrova anche nella zona superiore dove troviamo un bello spoiler. Ora, mi piace molto la scritta Porsche a rilievo qui nella parte bassa, mi piace farvi notare come il pulsante di apertura del portellone sia nella parte alta e non nella parte bassa. Frazionamento del bagagliaio 40-20-40, 500 litri, c'è un po' di spazio anche qui sotto, come vedete direi anche un bel po' di spazio qui sotto per andare a nascondere oggetti d'occhio indiscreti. Ovviamente il portellone si apre e si chiude molto velocemente. Per quanto riguarda la parte bassa troviamo due scarichi veri, in questo caso sono quelli tradizionali, ci sono anche gli scarichi sportivi che hanno il doppio terminale, due per lato. C'è l'estrattore d'aria nella zona centrale, si fa notare questa vettura perché è in grado di alzarsi e abbassarsi, di regolare l'altezza da terra attraverso le sospensioni a controllo pneumatico che vengono proposte proprio per migliorare la dinamica di guida. Come al solito Macan è fatta davvero molto bene per quanto concerne i materiali, bella la pelle con cucitura tono su tono, mi piace molto questa linea di alluminio che si ritrova anche sulla maniglia e sulle finiture dei tasti per i cristalli e gli specchietti, bella anche la pelle anche qui con cucitura tono su tono. Si fa notare come la plastica nella parte bassa sia morbida e piacevole al tatto. Impianto audio in questo caso firmato Burmeister, abbiamo il top di gamma per quanto concerne la Macan e per quanto riguarda i sedili invece pelle traforata perché abbiamo anche il sistema di ventilazione oltre che di riscaldamento del sedile, molto comodo d'estate oltre che d'inverno. Per quanto riguarda gli interni si fa notare come al solito la forma della plancia da 911, anche qui finitura in alluminio che viene ripresa in tantissimi comandi, e poi vi faccio notare lo schermo da 10,9 pollici che sostituisce il precedente 7,9, ha costretto a un riposizionamento delle bocchette dell'aria, questo è anche un ridisegno della parte bassa della plancia oltre che di quello centrale, ma si tratta di un nuovo sistema multimediale che integra innanzitutto uno schermo veramente ad alta definizione Apple CarPlay, quindi i possessori di iPhone potranno finalmente interagire con il sistema multimediale, ma poi la vettura è connessa in rete attraverso la scheda 4G e quindi come dire, si può usufruire di servizi all'esterno della vettura o comunque si può dialogare attraverso lo smartphone con la vettura stessa. Per quanto riguarda la strumentazione abbiamo la classica impostazione da 911 con il contagiri bello al centro, lancetta rossa anche per quanto riguarda il tachimetro con fotoscala a 280 km/h. Nella parte destra invece abbiamo un computer di bordo che riporta moltissime informazioni tra cui anche gli aiuti alla guida e
da distribuzione della trazione integrale. Come al solito il tunnel centrale è ricco di tasti, questa croce delizia di Porsche, perché è vero che dà un'idea di essere poco moderno, ma dall'altro aiuta gli utenti un po' meno esperti con la digitalizzazione a muoversi meglio all'interno di tantissime funzioni di questa vettura, dall'impostazione dell'assetto qui nella parte destra, tra cui anche la modalità off-road, alle impostazioni di aiuto alla guida o di attivazione di alcune funzioni della climatizzazione, che ora porta con sé anche un nuovo filtro che aiuta a ionizzare l'aria. Vi faccio vedere come è fatta dietro. 2,80 m di passo dovrebbero assicurare una buona abitabilità, ed in effetti, come vedete, non tocco con le ginocchia. Dietro si sta seduti, direi piuttosto comodi, c'è spazio per la testa, e mi piace anche molto come i tecnici Porsche abbiano implementato la climatizzazione nella zona posteriore, con la possibilità di andare a regolare anche parzialmente la temperatura. Due porte USB. La cosa che non mi piace è che il tunnel centrale è veramente molto rigonfio, questo per far passare ovviamente l'albero di trasmissione. Due le motorizzazioni, non ci sono più il motore gasolio, però c'è questo 2000 turbo benzina che proveremo adesso, con 245 cavalli e 370 Nm di coppia massima a 1600 giri, e poi c'è il V6 3000, anch'esso rivisto nella turbina ed in altri piccoli dettagli rispetto al passato. Direi però che è arrivato il momento di guidarla su strada questa nuova Macan per vedere come va. Andiamo! Ed eccoci al volante della nuova Macan con il motore 2000 turbo benzina da 245 cavalli. È vero, in Cina esiste anche la variante da 252, ma non ha il filtro antiparticolato. Invece in Europa e in tutti i paesi appunto dell'area euro, tra cui anche l'Italia naturalmente, arriverà quella con il filtro antiparticolato, e quindi 245 cavalli. Come al solito questa Macan dimostra di essere una vera Porsche. Come vedete, tra le curve si muove a una velocità pazzesca, è veramente molto veloce nei cambi di direzione, ha un bellissimo appoggio, dettato anche dal fatto che qui abbiamo le sospensioni ad aria controllate ovviamente elettronicamente. Due step, anzi tre, di regolazione delle sospensioni, normale, poi step 1 e step 2, permettono a questa vettura di essere veramente molto piacevole da guidare tra le curve e veramente veloce nei cambi di direzione. Andiamo a dare tutto fuori dalla curva. Come vedete, c'è prima coppia sull'asse posteriore, poi su quello anteriore, quindi è una vettura prevalentemente che spinge dietro, da tipica tradizione Porsche. Questo permette alla Macan di essere guidabile esattamente come vi aspettate da una vettura di Zuffenhausen. Anche il motore 2000 turbo benzina, questa è croce delizia, perché i 245 cavalli sono un po' al limite per quello che è il peso della Macan, che è di 1800 kg. Gira molto meglio con il 3000 V6, che inizialmente non era atteso, almeno non era atteso ancora in questa fase di sviluppo della vettura, ma c'è stata una sorpresa qui alla presentazione e hanno portato anche il 3000 turbo compresso omologato 6.2 con 354 cavalli. Qui abbiamo invece il 2000 turbo benzina, è l'unico motore fuori dal Super Bowl, sicuramente quello più indicato per l'attuale situazione del mercato italiano, ed è un motore che comunque assicura delle buone prestazioni, passa da 0 a 100 in poco più di 6 secondi. Assicura un picco velocistico prossimo ai 230 km/h, quindi in termini di prestazioni assolute ne abbiamo con questa Macan. Ovviamente non ha la performance che ci si può attendere dal 3000, che è decisamente più sostanzioso, però come vedete anche qui tra le curve la macchina si muove bene, appoggia quanto serve e fa sentire tutto quello che passa sotto le ruote attraverso uno sterzo che è disegnato esattamente come fosse quello di una 911. È bello reattivo, è bello pesante, ha una bellissima corona del volante, quindi una bella impugnatura. Volendo esiste anche il volante GT, ma già con questa corona, con questo diametro un po' aumentato rispetto a quello sportivo, si riesce a sentire cosa passa sotto le ruote, si riesce a guidare davvero molto bene. È una Macan direi piuttosto in forma, è stata migliorata nel telaio rispetto alla variante pre-restyling, con alcuni irrigidimenti della scocca, alcune soluzioni che hanno migliorato appunto anche gli aspetti produttivi di questa vettura, ed oggi direi che è un prodotto arrivato alla sua massima evoluzione, piacevole da guidare,
ben intonato anche a questo motore 2000 turbo benzina. Certo, se avete qualche soldino in più prendetevi il 3000, perché avete più spinta, avete più coppia, avete più linearità di funzionamento, avete anche un sound sicuramente migliore. Ma se volete stare sotto l'area Super Bowl e comunque volete avere una macchina piacevole da guidare, questo 2000 inizia già a dare delle buone sensazioni. Per quanto riguarda la vita a bordo, si è evoluta anch'essa rispetto al passato. La strumentazione qui davanti a noi rimane praticamente identica, con questo bel contagiri analogico, con il tipico lancettone della 911, ma al centro abbiamo un display estremamente completo, passa da 7.9 a 10.9, offrendo una visione della mappa satellitare, ma allo stesso tempo anche una dotazione software che è stata evoluta con l'introduzione della connessione telefonica. Adesso il sistema è connesso in rete 4G e questo permette di attivare funzioni di hotspot, ma anche di controllare la vettura a distanza e di attivare tutte quelle che sono le funzioni di interazione tra gli smartphone di ultima generazione ovviamente e la vettura stessa. È un sistema direi molto completo, scende dall'alto ovviamente dalla gamma Porsche, ma anche dalla gamma del gruppo Volkswagen, e propone appunto tantissime funzionalità, tra cui anche, questa è molto importante, l'Apple CarPlay, che vi permette di sincronizzare al meglio il vostro iPhone sfruttando al massimo le funzioni tipo podcast o Spotify. È stata evoluta anche la parte di sicurezza alla guida. Abbiamo il controllo dell'angolo cieco dello specchietto, il controllo della distanza, l'intervento sullo sterzo per mantenervi in carreggiata. Ma direi proprio che è arrivato il momento di vedere come funziona questo sistema di autopilot di livello 2, un po' appunto per vedere come vi assiste la guida, e poi voglio anche vedere quanto consuma nella vita reale. Eccoci, come promesso, in autostrada con la nostra Macan. Ho attivato il cruise control, lo alziamo, magari portiamolo un pochino più in alto verso i 130 km orari. Cerco di farmi frenare dalla Clio che ho qui davanti, giusto per farvi vedere come funziona la parte relativa anche all'autopilot. In questo momento ho messo la distanza minima di sicurezza dalla vettura che precede, e come vedete la Clio è stata agganciata e in questo momento manteniamo la distanza di sicurezza. Siamo scesi dai 130 previsti a 116-117, insomma stiamo ottenendo la distanza dalla vettura che precede. Come vi dicevo, la vettura ha i sistemi di autoguida, quindi rimane all'interno della carreggiata, sta guidando da sola sostanzialmente in questo momento. È vero, non è una vera guida punto A punto B, non è un sistema che vi permette di pensare ad altro mentre guidate. Bisogna sempre tenere un occhio sulla strada, bisogna sempre tenere potenzialmente una mano sul volante, ma il sistema inizia ad esempio le curve per voi, e questo può essere comfort, vi aiuta nel momento in cui avete una distrazione, vi arriva una telefonata, vi cade qualcosa per terra, avete bisogno di girarvi per un microsecondo, le classiche situazioni di quando fate tanta strada. In questo caso la vettura, come vedete, inizia la curva per voi e potenzialmente riesce anche a mantenere la traiettoria. Guardate, in questo momento non sto facendo nulla e la Macan sta girando sostanzialmente da sola. Questi sistemi ormai sono già molto avanti, in situazioni come questa autostradale potrebbero fare tutto autonomamente, non lo fanno ancora per questioni omologative, ma anche perché effettivamente poi i sistemi in alcune situazioni non sono ancora così intelligenti da riuscire ad affrontare alcune situazioni di emergenza. Però di fatto la tecnologia c'è, e questo sistema di livello 2 vi permette di vivere una qualità della vita a bordo di questa Macan davvero molto migliorata. Prova super terminata, 61.763 euro il prezzo di listino di questa nuova Porsche Macan Restyling, che abbandona il diesel per fare posto ad un piccolo benzina 4 cilindri 2000 turbo in grado di offrire prestazioni, come abbiamo visto, piuttosto interessanti. Si tratta di un motore direi che non fa rimpiangere il vecchio gasolio. Certo, consuma un pochino di più, ma la differenza è di circa 1.500-2.000 euro l'anno se viaggiate a 3.000 km al mese, come posso fare io. Per quanto riguarda gli allestimenti, questa ha anche il volante GT, che è un pochino più piccolo, è molto bello, io lo prenderei sicuramente, con la possibilità anche di andare a regolare il driving mode direttamente dal volante. Vi faccio vedere anche le altre colorazioni. Vi dicevo, il motore chiaramente, se potete permettervi, V6 è decisamente superiore per quanto riguarda la prestazione, anche come armonicità complessiva del prodotto, ma già con questo 4 cilindri devo dire che in Porsche, come al solito, hanno fatto un gran lavoro andando a personalizzare un motore che all'inizio ovviamente non era nato per un'applicazione così sofisticata. Mi piace molto questo verde,
Devo dire che è uno dei colori più interessanti che ho visto sino ad oggi per quanto riguarda questa gamma, ovviamente un po' estremo per quanto riguarda il mercato italiano, e devo dire che non trovo per niente male anche questo blu, eccolo qui, puffo, con cui è colorata questo esemplare. Vi faccio notare come ci siano diversi i livelli di personalizzazione di questa Macan. Questa ha anche i dischi carboceramici con la pinza a 6 pistoncini. Direi che con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it, e ringraziarvi come al solito per tutto il tempo che ci dedicate, sempre tantissimo, e siamo davvero orgogliosi che dedichiate qualche istante della vostra preziosissima vita a noi. Grazie, ciao!